Questo video è simile al precedente, abbiamo una giostra rotante con dei ragazzi sopra che si lanciano un pallone. Il movimento del pallone è un moto rettilineo uniforme quando viene visto dall'esterno, cioè dal punto di vista attuale. Noi in questo momento stiamo guardando dall'esterno con una telecamera che è stata piazzata al di sopra della giostra rotante, la telecamera non ruota. La telecamera rappresenta il punto di vista di un sistema di riferimento inerziale che è ancorato sulla Terra. Quindi dal nostro punto di vista attuale non c'è bisogno di introdurre nessuna forza apparente, il pallone va in linea retta, a velocità costante per il principio di inerzia. Tra poco manderò avanti il video, il filmato, intanto vediamo che il ragazzo vestito di giallo lancia il pallone in questa direzione e il pallone andrà in linea retta a velocità costante. Vediamo ancora, il pallone è andato in linea retta a velocità costante. La stessa cosa accade quando questa ragazza vestita di rosso lancia il pallone in questa direzione a velocità costante. Vediamo di nuovo il pallone che va a velocità costante. Però visto dall'interno della giostra, quindi il sistema di riferimento non inerziale, questo pallone in realtà fa le curve, fa traiettorie curve. Vediamo infatti che fa delle traiettorie curve. Rivediamo. Ecco le traiettorie curve del pallone. Interessante anche quello che accade adesso, questa ragazza lascia andare questa pallina fa una circonferenza, un moto circolare uniforme e ritorna nelle sue mani. Vediamo, ecco qua. Vediamo ancora, la pallina ritorna nelle sue mani. È esattamente la stessa situazione che abbiamo visto nel primo di questa serie di video, il video in bianco e nero, in cui il fisico con il disco a ghiaccio secco lanciava il disco faceva una circonferenza e poi ritornava nelle sue mani. Ricordiamo che per spiegare questo strano moto del pallone oppure di questa pallina è necessario ricorrere alle forze apparenti, cioè la forza centrifuga e la forza di Coriolis.